Okay. Oh, Twice. really? I don't know. Oops. Ciao. Ciao. Allora, raccontiamo al volo perché siamo qua. Non lo sappiamo neanche. Ok, aspetta che Non siamo cominciamo, qua. aspetta che facciamo la doppia cosa. Questa partiamo così subito anche con Instagram, così ce l'abbiamo Ah, bravo. registrata. E Bravo, fallo capito? tu. Lo Fallo faccio tu. io. Facciamo una diretta Instagram. Ti invito, vediamo che succede. Tanto è tutto un esperimento qua. Anche la Thailandia è con noi. Allora, vediamo un po' anche se in Instagram riusciamo a fare questa cosa in via richiesta. Sì, ok. Ok, anche Mattia c'è. Ah, Ah, batteria scarica. scusami. Aspetta che attacco il caricatore, arrivo subito. Io intanto do l'ok. Manda, manda. Are you going to do today? Now we will tell you. Eccoci tutti, buongiorno, buongiorno a tutti. Allo, allo, buongiorno. Evviva! È bello usare questi mezzi, anche non capirci nulla, ma arrivarci piano piano, perché poi ecco, inizierei, Daniele, dicendo quella cosa che ci dicevamo, no? Che in fondo la cosa bella, a mio avviso, di questa spreading technology, no? Di questo mondo in cui viviamo, è il fatto che in realtà la potenzialità che dà questi strumenti è di non arrivare in bella copia, ma di giocare sempre su una brutta copia, cioè su una bozza, cioè è sempre un work in progress, non c'è mai una cosa Allora, la definitiva. Sì. cosa importante prima di cominciare a parlare delle cose definitive è di abbassare i microfoni e di mettersi le cuffiette, perché sennò ci sono dei rientri in audio. Allora, aspettate che lo faccio anch'io, eh. Prendo Metto le anche cuffiette la e cuffia. prendi le cuffiette. Eccolo. Ci sei? Mi senti? Pronto? Allora, Io ti eccoci. sento. Ottimo. Mi senti bene? Sì, benissimo. Ok, ci abbiamo anche No, dicevo un che se attivo in togli diretta. Vai. quell'elemento empatico della sperimentazione, la tecnologia è di una freddezza glaciale insopportabile, no? E allora Ma come si io fa? trovo Ma che. certo. E questo mi sembra solo uno degli spunti il primo spunto che uno può avere e che può raccontarsi, anche perché appunto nell'idea di fare questa trasmissione live che ci piacerebbe fare, perché poi io e Daniele ogni tanto sentiamo questo bisogno di comunicare e di parlare e di confrontarci, e quindi questa è una idea, appunto, un'occasione che noi possiamo avere. E, in realtà è vero pure che se poi uno non si adegua, diciamo, alle tecnologie, agli strumenti, eccetera, eccetera, in qualche modo invece perde di vista un sacco di opportunità, di sperimentazioni, di sciocchezze, di cose divertenti da fare, Ma eccetera, sì, guarda, eccetera. io quello che penso è questo, che passiamo i microfoni, che se no ci arrivo. Bello della diretta. Aspetta, anch'io abbasso qua. Ok. Ok.
abbassato Mattia? Io ho abbassato, ma dimmi se ancora non funziona. Adesso provo un po', perché mi sa... io c'ho un ritorno, c'ho un forte ritorno. Ah, io no. Provo a riabbassare ancora. Però sì, vediamo. Sarà sicuramente vediamo. Il problema del telefono. Ora lo metto silenzioso. Probabile quello. Dai. Guarda, adesso è silenzioso. Come va? Adesso? Vabbè, uguale, vediamo un po'. No. Quindi non va bene. No, non va bene. Vabbè, allora aspetta un attimo. Fammi staccare Instagram. Sì. Forse è meglio. Ok. Vediamo adesso se parlo. Tu mi senti? Sì. C'era un ritorno Instagram. Ok, eccoci, facciamo così, che mi sembra la cosa migliore. Dunque, sì, credo che il punto di partenza sia proprio questo, che bisogna un po', come dire, buttarsi in questo sistema wild. Noi lo chiamiamo sempre wild quando, diciamo, buttiamo un po' in cacciare e vediamo quello che succede. La tecnologia sicuramente aiuta tantissimo a capire una cosa, che più semplice si fa e meglio è, perché la tecnologia schianta sempre. Però in realtà ci permette di fare questa diretta con degli amici per parlare un po' di quello che ci pare, cioè di mettere un po' in pubblico i ragionamenti e quindi condividerli in una maniera hot, come direbbe Marshall McLuhan, no? Questo qui è un mezzo caldo, un mezzo che ti coinvolge, un mezzo che in cui si sbaglia. Più si sbaglia e più, come dire, i semi, gli enzimi crescono e modificano le cose che stanno intorno. Quindi questo è sicuramente uno dei tanti mezzi. Della tecnologia in se stessa non ci interessa niente, però la usiamo come viene, e dobbiamo rendere tutto più, come dire, più fresco e più immediato possibile. Questa sicuramente è la cosa importante. Come il disegno di architettura, oserei dire, che è un argomento che mi piace tantissimo. Ho letto il tuo thread su Facebook, le risposte, mi sembra proprio il momento di parlarne, perché siamo intrisi di questa cosa, cioè cercare di comunicare a qualcuno quello che ci abbiamo in testa. Non è soltanto lo spazio formale, le cose, ma la suggestione. Cioè, io premierei e farei vincere nei concorsi di architettura quello che mi presenta un disegno, mi fa capire che tipo di architetto è, qual è il sogno che si immagina, oltre all'immagine definita. Per cui questo rendering, che diventa, come dire, sempre comunque il prodotto principale da vendere, è appunto uno strumento di vendita. Invece mi dici tu, architetto, che partecipi a un concorso, qual è la poesia che c'è dentro? Cioè, che cosa ci deve dire questa architettura che ci vuoi proporre? E questo si può fare con tantissimi mezzi. Il rendering sicuramente è l'ultima delle scelte che io farei, perché forse è un meccanismo di seduzione per un cliente, forse è un meccanismo, è uno strumento di comunicazione di alcune faccende che hanno a che vedere più l'aspetto appunto tecnico finale. Ma la poesia dove sta? Quando uno fa un concorso di architettura sta partecipando a una bellissima gara di poesia, non so, mi viene da pensare questo. Poi le fattibilità vengono dopo, ecco. Io ho in testa questa cosa, e quando insegno ai ragazzini o alle persone più mature, racconto sempre che appunto la bassa definizione è la nostra vittoria. Come architetti noi siamo più uomini di lettere che non ingegneri, ecco, questo mi viene da pensare. Purtroppo siamo troppo in accordo per creare una vera e sana dialettica. Non funzioniamo. Esatto, non funzioniamo tanto bene. Il discorso sì è questo, ma secondo me c'è alla base di questo un aspetto davvero importante che appunto su cui appunto, ma senza troppa polemica. Cioè, io vorrei che ci fosse un'obiettività nel decidere se poi uno la propria professione la vuole fare in maniera, diciamo, tra virgolette, scientifica, o ancora ambisce a fare il poeta, perché purtroppo ci si vergogna di fare i poeti. Questa è una società che tendenzialmente disprezza i poeti e la poesia. Però, ma mica bisogna fare per forza gli architetti, gli artisti, i registi di un film o gli scrittori. Cioè, nessuno vuole in qualche modo, no, ostacolare una vita più serena e meno problematica. Però, siccome invece, appunto, per quello che ci riguarda, l'ambito dove noi lavoriamo, affrontiamo,
E poi a lungo andare, dopo tanto tempo, le cose un po' vengono fuori, non è che si può più tanto girare intorno e giocare. Allora, se si vuole fare poesia, lo sforzo è tutt'altro che quello tecnicista. La tecnica va interpretata poeticamente tutt'al più. Questo è una possibilità. E in questo senso, appunto, il render, conto che poi io non ce l'ho con il render, però è il successo del mezzo, del suo successo che crea chiaramente un simbolo, no? Cioè il fatto che tu cerchi di ricreare una verità. Ma la poesia è tutto fuorché la ricerca della verità, cioè proprio è banale, diciamo. E quindi in qualche modo, effettivamente, rispetto all'ambito della rappresentazione, il render architettonico ci porta molto lontani e soprattutto mi piacerebbe appunto che nelle esperienze dei progetti sia desse maggiore importanza alla narrazione, cioè alla capacità con cui un progettista ha di narrare. E nei concorsi di progettazione la cosa molto bella è proprio questa, cioè che in fondo serve tantissimo la narrazione, perché tu devi comunicare con dei soggetti con cui non hai un rapporto diretto, ma mediato dalle tavole di rappresentazione, dalle relazioni, eccetera, eccetera, e quindi tu attraverso quello strumento, cioè se no si perde di vista, no? Come quando noi, io e Daniele insegniamo allo IED, e abbiamo anche condiviso molte attività insieme, è come quando appunto si parla dei progetti rispetto al percorso di un esame, non si può non tenere conto che poi i progetti si producono sui disegni, sulle tavole, su dei supporti, attraverso un plastico, attraverso quello che è. C'è sempre un mezzo che parla agli altri. Non, se si è, se no, è come se io dicessi che il film è la vita. Beh, ma che sciocchezza sarebbe. Dovremmo togliere il 70% della produzione cinematografica se il film è la vita, no? In qualche modo. Mi sembra un modo di ragionare, secondo me, non corretto, ma soprattutto, anche sempre per fare di nuovo un paragone col cinema, non è pensabile che l'unica modo per fare il cinema è gli effetti speciali. No, sappiamo benissimo che non è così, che esistono tantissime altre possibilità, altri modi di esprimersi, eccetera, eccetera. Non so, allora io oggi quando mi hai proposto di fare questa cosa ho pensato che la parola, che ovviamente è fondamentale in questa circostanza, che magari è un po' banale ricordarla, è quella dell'interpretazione, cioè del punto di vista. È chiaro che perché bisogna, secondo me, essere capaci di coltivare una capacità critica, ma soprattutto un punto di vista che interpreta il mondo anche e soprattutto in architettura, perché è chiaro che nella massificazione che i mezzi di diffusione come internet e i vari portali dove si costruiscono i portfolio, c'è una omologazione pazzesca di mezzi comunicativi e di rappresentazioni che fanno di queste architetture veramente un piattume pazzesco. Cioè, si guardano online, sui vari portali, architetture tutte uguali, anche le varie riviste, insomma, cioè, è veramente molto difficile andare ad intercettare delle grandi novità. Quindi l'architetto che interpreta meglio il proprio contesto e lo riesce a comunicare prima di costruire, ovviamente stiamo parlando di rappresentazione, in una maniera poetica, secondo me quello è una grandissima sfida, perché permette poi all'architettura di maturare di quel seme che può germogliare interpretativo, poetico, come dicevamo. Però, insomma, volevo dirti che appena ci siamo sentiti oggi verso l'una, ho selezionato nella mia testa tre esempi di disegni, non so, di rendering non tecnologici, non mediati con il computer, che sono straordinari, perché sono tutti molto molto diversi. La prima cosa che mi è venuta in mente è un disegno di Cedric Price, che è pubblicato su The Square Book, insomma, la collezione delle cose sue. Lui in realtà partecipava ai concorsi con una fotografia e un disegno fatto col carboncino. Cioè, che uno dice, ma insomma, scusa, di che stiamo parlando? Stiamo parlando degli anni 70, quindi dove la controcultura era sostanzialmente la cultura che c'era, quindi era molto pop, era un personaggio straordinario, però era molto molto chiaro l'intenzione della progettazione. Mi pare che stesse facendo un disegno in quell'occasione del Fan Palace, eccetera, per cui a parte disegni tecnici,
lui faceva un cerchio per dire guarda qui e poi un fotomontaggio. E beh, quella è la tavola principale presentata, voglio dire, assolutamente geniale. Mi ricordo anche un'altra bellissima tavola, sempre di Francesco Cellini, che partecipava a un concorso alla Biennale di Venezia, in cui lui mise steso su un tavolo i disegni, delle fotografie, delle polaroid, degli schizzi, tutti ricomposti all'interno di uno schema, un layout molto rigoroso. Ma sostanzialmente le sue tavole di progetto erano una fotografia di qualcosa che era accaduto su un tavolo dove tanti avevano messo le loro mani, quindi come se fosse l'esito di una cena, non so, vuol dire, o di un pranzo, e il progetto di concorso era semplicemente quel racconto. Ancora, quanto è distante questo da una tavola celliniana o di Anselmi, che sono appunto maestri dell'architettura disegnata, che poi insomma disegnata, di un'architettura interessante che anche in quel caso poneva il disegno all'interno di una ricerca interpretativa. Se tu guardi il progetto, per esempio, di Anselmi di Fiumicino, è la stessa architettura viene rappresentata con tecniche completamente diverse, in milioni di disegni, e lì si vedeva proprio che c'era la ricerca per capire che sapore dovesse avere questa architettura una volta costruita. Tu immagini, parti da quello, di conseguenza poi domandi il dettaglio costruttivo, come deve essere, eccetera. E poi mi viene in mente l'ultima cosa, poi cambiamo magari. Jona Friedman, ma insomma, in Utopie Realizzabili lui fa dei disegnetti che sono quasi dei pittogrammi. Lui nel 66 vince il Leone d'Oro alla Biennale di Cinema perché fa dei film con la moglie, presentati alla TV francese, e viene presentato come la migliore animazione dell'epoca. Cioè si esprime con un rendering del processo di architettura, dell'architettura, che è semplicissimo. I collage di Jona Friedman sono molto molto più interessanti di quelli di Constant, per esempio, perché veramente usa una leggerezza e una scioltezza che lui dice: ma io, se ti ho fatto capire che la città deve stare in alto e deve essere tutta colorata, qualsiasi rendering io uso, basta, è quello. È chiaro, stiamo parlando di una forma di evocazione che fa parte ovviamente di una narrazione che viene prima del progetto di architettura, ovviamente quello che ci porta poi alla realizzazione. E poi nella realizzazione o nella fase di elaborazione dei vari disegni c'è sempre la poesia che si propone. Però, insomma, secondo me bisogna ritornare un po', come dire, un pezzettino indietro, ma soprattutto nel lavoro che tu stai facendo di organizzatore, appunto, delle varie faccende lì all'ordine, se ti stai dei concorsi, eccetera. Secondo me è un bel punto di vista, anche perché a quel livello ci possono partecipare tutti. Cioè, voglio dire, se un bambino Davvero, volesse partecipare al concorso di architettura, certo. se volesse veramente partecipare a una classe di scuola elementare o di asilo nido, al concorso per la riqualificazione di una scuola in una certa periferia, io ti farei vedere un rotolo. Io ho un rotolo di 100 metri di IKEA disegnato da bambini che sono stati stesi lungo un grandissimo corridoio e loro hanno disegnato la città del futuro e hanno scritto delle poesie. Ti farei vedere che potrebbe tranquillamente un loro disegno partecipare ad una iniziativa di questo tipo. Voglio dire, stiamo ovviamente, insomma, tirando un po' le corde, però, insomma, anche quella è una direzione, no? Sembra interessante come spunto. Sì, ma non solo, anche perché evita, diciamo, invece il tentativo di, perché poi è comprensibile, io capisco che ci siano delle dinamiche per cui ci sono stati sprechi, insomma, gli architetti se la sono anche tanto cercata, no? Ci sono stati sprechi, dispersioni, sia di risorse economiche che di attenzioni, qualche no, pensiamo alla vela, al travaglio della nuvola del centro congressi. Insomma, è ovvio che ci siano state delle problematiche che ovviamente non hanno messo in buona luce, diciamo, l'architettura e chi la pensa. Ma però mi piacerebbe dire una cosa, cioè adesso, a prescindere da quelli che sono i problemi, e i problemi l'architettura li ha sempre posti, è ovvio che non si può pensare di governare le città senza in qualche modo fare architettura o immaginarci una visione della città, qualsiasi essa sia, in qualsiasi appunto scenario che sia. E rispetto a quello che dici te, cioè la mia paura è che tutto questo ha creato una certa, veramente una grandissima paura del fatto che il progetto debba essere ipercontrollato, che è spesso l'ipercontrollo deriva da una paura, no? È un approccio, diciamo, psicologico basico.
Ora però, quello che dico, siccome sappiamo che i livelli di progettazione intanto sono variegati e diversi, non si può pregiudicare la fase dell'ideazione del progetto perché già dobbiamo sapere come sarà la fine, che poi sappiamo tutti, addirittura vive di tempi anche molto più lunghi di altri processi normali. Sappiamo anche benissimo, per esempio, che l'ideazione di un processo si porta poi appresso delle varianti, delle possibili cambi di direzione durante il percorso. Cioè, questo invece desiderio di bloccare tutto subito lo trovo davvero molto pericoloso. Uno, perché non blocchi niente, e due, quindi in qualche modo smentisci la tua retorica, no? La tua comunicazione, perché se tu poi ce la fai a essere così dura e pure. E due, non sono manco tanto d'accordo, perché appunto alimentiamo un po' di più le idee, il fatto di voler cercare che magari che c'è uno che parla benissimo e quindi la sua. Se no, noi ammazziamo qualsiasi tipo di lettura, che non voglio che sia univoca, della storia dell'architettura. Ma possibile che non ci rendiamo conto che gli architetti certe volte erano letterati, certe volte erano artisti, certe volte erano cinematografici, avevano giustamente ognuno di loro delle caratteristiche molto specifiche che tentavano di declinare nel loro modo di essere architetti e progettisti. E come dici tu, questa cosa non abbiamone paura, è una risorsa pazzesca perché appunto. Ce hai detto bene, cioè talmente l'abbiamo abbandonata che un bambino a scuola ha molte più capacità, magari di un professionista che sa che poi il terreno dove si può muovere è limitatissimo, no? È unidirezionale, quindi poi dice: no, ma quello stiamo scherzando, no, non stiamo scherzando. Il problema è che la poesia la devi coltivare, è come una pianta. Difficilissimo, per carità di Dio. Però non è che ci sono altre possibilità. Ma guarda, secondo me Quindi. sarebbe interessante. Allora, adesso, man mano che parliamo, poi vengono le idee. È chiaro che le chiacchierate che uno fa possono essere libere, uno. Però non sarebbe male, secondo me, isolare veramente degli spot, una trasmissione di mezz'ora, con delle tematiche veramente molto tu, specifiche, puntuali. Però sull'idea della radio, adesso noi ci vediamo e questa è una trasmissione televisiva sostanzialmente, ma immagina che tu c'hai una conduzione di un programma di mezz'ora e noi dobbiamo decidere, per esempio, di invitare degli ospiti o parlare con una parola chiave di un certo argomento. Tu immagina che bella collezione, ma deve essere fatta tutti i giorni. Cioè sarebbe bello Certo. che da lunedì al martedì palinsesto per mezz'ora, ma così però, senza programmarlo. Cioè uno dice oggi parliamo di questo, te lo dico una settimana prima, invito due persone, due ospiti. E poi via libera, per esempio, a chi ti ascolta che ti fa qualche domanda. Allora, uno è sicuramente questa cosa del ruolo dell'architetto all'interno di questa grande trasformazione sociale di cui facciamo parte, per cui i grandi cambiamenti che sono di prospettiva sociale ed economica, non c'è niente da fare. Io immagino che dal forum che Papa Francesco ha fatto ultimamente con gli economisti sotto i 35 anni ad Assisi in avanti. Il tema della sostenibilità passerà sempre di più attraverso le questioni che hanno a che vedere riforme sociali e di prospettive economiche, non c'è niente da fare. E la città nuova, quella che non c'è ancora, cioè i cittadini, vanno alla ricerca di spazi che non sono conformi alle nuove forme di economia e di auto-organizzazione. Questa è una piccola tesi che Vero. io porto avanti da un po' di tempo ed è importante. La città va in cerca, cioè i cittadini vanno in cerca di spazi che la città attuale non permette più, perché la città che noi abbiamo costruita è una città ferma agli anni 70, cioè una città che sostanzialmente è rappresentazione di una economia di mercato che prevedeva la costruzione in tutti i territori e satur avrebbe saturato tutto. Ma invece, adesso voglio essere retorico come Renzo Piano col rammendo, però forse bisognerebbe invece fare l'architetto condotto, invece quello ci credo di più, che coordina dei processi. Perché è vero che l'architetto ha bisogno di esprimere il suo punto di vista anche visualmente, ma sono Per d'accordo, questa carità, è una delle tante per cose. carità. Però partecipare con gli altri e partecipare se sempre, sempre nella comunità per la quale tu cerchi di dare risposta ai bisogni della comunità per la quale tu lavori, la comunità c'è sempre, pure quando fai il lavoro pubblico, anzi, soprattutto. Ma quella ci deve essere la partecipazione, ma non la partecipazione per finta, cioè tu l'architetto è l'architetto condotto che segue, partecipa, è uno dei tanti.
Quindi, uno, il ruolo dell'architetto in questo sistema gigantesco. Due, che ruolo ha la rappresentazione? Perché se tu fai questo, allora veramente un grande plastico modello fatto da un bambino ha lo stesso valore del grande plastico fatto da un grande studio. Tre, tutto il tema della città contemporanea, di come affrontare il ruolo dell'architetto nella scuola anche. Cioè, noi continuiamo a fare i corsi di casette, te la dico semplice, tipologici, le casette a schiera, quando quella roba lì non si fa più. O perlomeno non è quello il sistema, cioè la tipologia diventa veramente, come dire, è come se tu devi sapere il software, vabbè, sai il software, Illustrator, Photoshop e poi le tipologie, ma poi l'architetto che fa veramente? Ma l'architetto, cioè, ha dei ruoli pazzeschi, quindi questa è la terza cosa, ma la quarta ti potrei dire anche un'altra cosa più brutta e più... Siamo illetterati della storia dell'architettura, questa sembra una stupidaggine, una cosa da... Ma noi siamo i sacerdoti di una cultura e di una disciplina che è dimenticata, ne parliamo, come dire, così per orecchie. Bisogna conoscerla dall'inizio alla fine. Io mi sono andato a ristudiare Aalto van Eyck, ma voglio dire, ho visto delle cose impressionanti. Bisogna sapere da dove veniamo, la genealogia, cioè forza studiare a sapere tutto. E voglio dire, questa è una delle tante fisse che io ho su questo. E poi forza con i contatti con le istituzioni, e questo tu mi sembra che lo rappresenti benissimo. Però ecco, qualche Ma puntata. sì, no, questo volentieri. Infatti, adesso come ci siamo detti noi due, in realtà questo è uno spunto un po' per provare il mezzo, un po' perché tu subito me l'hai detto, no, quando io ti ho segnalato quel post, ma facciamo uno scambio in diretta, mi sembra una cosa carina perché magari ancora uno non è molto avvezzo, ma invece poi è molto facile, mi sembra anche molto interessante perché poi immagino che i video rimangano, quindi uno poi se lo può andare a vedere in qualsiasi momento, eccetera, Certo. eccetera. Però no, rispetto a questo, infatti, hai detto benissimo, cioè non, noi sappiamo che esiste tutta una letteratura dell'architetto che crea la partecipazione e soprattutto che crea i processi. L'architettura senza processi non esisterebbe. E tutto questo mi chiedo: ma come come può emergere un architetto che cura questo tipo di problematiche della disciplina nella dinamica con cui appunto il concorso di progettazione tendenzialmente viene svolto? Al momento mi sembra un'utopia, perché appunto se non leggi, se non guardi un diagramma, una cosa, no? Cioè, mi sembra tutto molto. Dall'altra parte, e tra l'altro su questo aggiungo che appunto poi a seguire dal primo post diciamo che me la prendevo di più, ma è chiaro che io l'ho anche scritto che quando tu attacchi nella migliore retorica, ne dai anche, significa anche una grande considerazione. Se no io attacco il render è perché mi aiuta ad avere la mia dialettica di Certo. contrapposizione. Nell'altro, infatti, io facevo invece esattamente il contrario, il panegirico, secondo me, del meme, perché in questo momento storico io trovo il meme uno strumento straordinario. Perché lo dico che è straordinario? Perché è chiaro perché viviamo in questo mondo qui, appunto, dei social, delle cose, e le immagini, cosa che è sempre stata, ma in questo momento in maniera esponenziale, sono un linguaggio. Il meme è un linguaggio, cioè ti comunica un messaggio, non ti sta dicendo guarda quanto sono bello, che mi sembra il livello proprio zero dell'uso del social, no? È il laicismo, diciamo. Invece il meme tendenzialmente ti dice, guarda che io ti voglio dire una cosa, un po' come un rebus, cioè ti sto dicendo una cosa che non è così direttamente espressa, ma nell'intelligenza che sottende e te la esprime, no? E ce ne, ma tra l'altro esistono meme dalla battuta satirica sulla politica a cose molto più interessanti, come molti artisti visivi ormai si esprimono con i collage, eccetera, eccetera. E aggiungo una cosa, secondo me, molto, molto importante, cioè nel senso che mi riferisco a quello che tu dicevi sulla storia, cioè tutte le storie delle discipline non possono essere tendenzialmente, ma non lo dico con disprezzo perché anzi non sono un contropopulista, ma le storie delle discipline non possono essere populiste. Allora, che cosa intendo per questo? Che se tu
insegui, diciamo, delle sicurezze di successo nel congegnare il tuo progetto architettonico, è chiaro che non stai costruendo un pezzo. Cioè, io lo sento spesso questo discorso, però devo fare il render perché almeno lo capiscono tutti. Ma la storia dell'architettura, come le storie di tutte le discipline, ci insegnano che chi cerca, diciamo, di rivoluzionare, diciamo, della propria professione, la propria disciplina, proprio tutto cerca, tranne che lo capiscono tutti, cioè è l'abbrutimento del tuo pensiero, tu devi mettercela tutta. Non so, io la interpreto sempre così, il concorso, mi piace quest'aura mitica di una sfida con se stessi, perché poi stai dentro al tuo studiolo, sul tuo tavolo, c'hai il famoso complesso della pagina bianca dello scrittore, dici: ah, beh, adesso ma che mi invento, ma che ne so, qual è il mio stato dell'arte, non lo so. Ecco, lì però quella è la sfida, io ce la devo mettere tutta, cioè tutto quello che so lo voglio tirare fuori ed esprimere. Non è faccio una cosa che in qualche modo anche l'ultimo la capisce. Beh, mi sembra un livello basso, è già un'ammissione che il livello è Sì, basso allora, in qualche modo. ma infatti quando io dico queste parole relativamente alla rappresentazione dell'architettura, che sono la seduzione, la suggestione, l'evocazione, la Non ti comunicazione, sento. una volta si parlava. Mi sente adesso? Senti? Ti vedo bloccato. Pronto, pronto? Sì, ti Daniele? sento e ti vedo bloccato, fermo, però ti sento bene. Sì, mi Eccomi, sento. sì, adesso ti sento. Allora, dicevo che mi sembra veramente molto interessante questa cosa che dici, per cui si nasconde dietro il tema della rappresentazione, anzi della io direi prefigurazione dell'architettura, perché la rappresentazione dell'architettura è una cosa diversa, la prefigurazione di un'idea che c'hai dello spazio, che deriva da un processo, la prefigurazione è come più filmica, più narrativa, come dici tu, no? E si porta dentro queste altre parole, allora, sicuramente la seduzione, tu devi sedurre qualcuno che guarda quello che tu disegni, fai di plastico, modello, lo devi sedurre e gli devi far capire che è come un bel vestito su una donna che sfila a Milano, no? Cioè, ma dici, ma con che materiale è? Perché c'ha quel? Come lo porta? Che cosa succede? Devi acchiappare chi guarda, non didascalicamente, ma tu gli devi suggerire. Non so, qualcosa che fa parte di un livello appunto sempre poetico, illusorio, che non è proprio pratico, altrimenti tu perdi una qualità importante dell'architettura, quella di farti un po' percepire non soltanto la funzionalità, ma una spazialità che ti proietta in mondi completamente diversi. La suggestione, no? L'evocazione di un pensiero, di uno spazio, di un'ombra, di una sensazione che tu hai, di una grana, di una superficie, non so, mi viene da pensare di una storia che si può svolgere là dentro, magari dentro quella biblioteca che stai progettando, c'è la storia d'amore della bambina di 16 anni che incontra il ragazzo che non può vedere a scuola, e quindi c'è un angolo che magari è un po' nascosto dove tu lo destini per avere, no, non per fare, ma insomma, che è più riservato. Cioè, tu devi in qualche maniera evocare delle situazioni. E poi sicuramente devi comunicare chiaramente alcune faccende, però voglio dire, tu devi esprimere te stesso e secondo me l'espressione di ciascuno di noi è nella parte quella evocativa, quella che poi è più difficile, che tu, tac, devi cogliere chi guarda questa roba e gli devi far immaginare un mondo che ancora non esiste, che non esisterà, e devi dare la certezza a chi guarda e poi giudica, vede, osserva, sceglie quello che ti pare i tuoi disegni, che probabilmente sei l'architetto giusto per fare quella cosa lì, cioè tu devi, come dire... C'è Bravo, un bravo. cioè tu devi dire lui è questo è capace di seguire tutta la procedura, Certo. cioè gli mettiamo in mano la garanzia, noi che abbiamo siamo la stazione appaltante, di fargli seguire Certo. quello spirito. E poi cioè Non perché questa secondo me è una cosa. ha imbroccato il progetto e dice: vabbè, questo almeno è garantito e l'oggetto è pronto, ma non sarà mai pronto. Dopo manca un sacco di tempo, no? In fondo, dici bene. Cioè, tu devi capire che è la direzione giusta, che si sposa e si confà alla procedura che stai portando avanti, Ma ovviamente, certo. no? È fondamentale. Senti, allora, io credo che questa chiacchierata è stata super bella, dobbiamo riprogrammarne Sì. altre, però a questo punto, siccome abbiamo imparato, facciamo così, che diamoci un Sì. calendario, facciamo degli inviti, delle cose, eccetera, a questo punto
Potrebbe funzionare così, non so se questo, chiaramente ciascuno di noi, tu in particolare, inviti poi chi ti pare, però se stiamo insieme, magari sollecitiamo noi altri a parlare sulle varie tematiche, magari uno dà il là, noi possiamo creare contenitore sulle varie tematiche che vogliamo scegliere Sì. e fare veramente come se fossimo due conduttori radiofonici, televisivi, quello che ti pare, conduttori social mediali, come ti pare. Però ecco, se noi individuiamo 4, 5, 6, 7 temi che li svolgiamo in un arco di tempo, ogni puntata c'ha una questione. E non bisogna parlare, magari appunto uno fa una battuta, poi si riflette, poi facciamo intervenire qualcun altro, perché ho l'impressione che questo sistema ci permetta poi di far partecipare anche altri. Per cui non so, se vuole Certo, partecipare Beniamino Servino, io sto zitto, mi stacco, entra Beniamino e fa una chiacchierata con te. Poi lo salutiamo, ciao Beniamino, e magari continuiamo e facciamo. E tiriamo le fila, secondo me sarebbe divertente, alla fine abbiamo come dire, un prodotto che rimane lì, che di discussione, di seme, confronto. anche voglio Sì. dire, è uno spin-off, non so come, cioè è una cosa che intanto noi la facciamo, poi io voglio dire, le cose che diciamo, pubbliche o non pubbliche, mi sembrano abbastanza dignitose e comunque sono di spunto, poi chi le vuole guardare bene, altrimenti me ne rimangono lì come piccola storia. Radio Alice, il flusso creativo, quello è quello che ci deve guidare. Anche se possiamo far vedere i tuoi collage, bellissimi, che tu tra l'altro c'hai questo sistema di levata da Instagram, è sempre tutto, e quindi poi te li devi andare a cercare sul blog, e vabbè, lo sai. Certo. Va Va bene. bene, no, no, molto volentieri. Secondo me, appunto, questa cosa è tutta da esplorare. Mi piace, mi inquieta anche molto, ma fa parte del gioco. È la Allora, vita contemporanea, lasciamo i ragazzi. nostri tele, video, media ascoltatori con la sorpresa che ci sarà sicuramente un altro appuntamento con qualche immagine curiosa e sceglieremo un tema e vedremo un po' di tirar su un piccolo palinsesto. 30-40 minuti credo che siano l'ottimo, Sì, con qualche certo. ospite cercheremo di isolare dei piccoli temi. Magari ci vestiremo in maniera dignitosa e ragionevole, cercheremo di essere mascherata, ovviamente, come sempre. Evviva, partecipate. Allo, allo. Ciao, ciao. Daniele, grazie, un abbraccio.